Care amiche e cari amici, qui dal vivo ancora una volta vi parla il vostro San Ten Chan, lo stesso che seguite nel canale di YouTube San Ten Chan. Nel canale di Vimeo San Ten Chan, nel canale di Dailymotion San Ten Chan, che sta in YouTube, già detto, che sta in Facebook, indovinate come? E già lo avete già capito, San Ten Chan. Che sta in Twitter. Allegria per la gioia di tutti voi. Come si chiama il canale di Twitter? Vi do qualche secondo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. È caduto il tempo. Il canale di Twitter è San Ten Chan e se lo avete indovinato siete bravi. Qua sono le 18 e 11 minuti, secondo il fuso orario uso in loco, e a quanto ho capito, là in Italia, nella penisola italica, però anche incluse le insule, no, le insule, sì, dovrebbero essere le 22:12, perché qua sono le 18:12 in questo momento, almeno secondo il mio cellulare. E quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite in questo live. Chissà che cosa fareste a quest'ora, che cosa state facendo. Io oggi non sono entrato significativamente in internet, quindi non ho potuto editare video, partecipare delle cose in Facebook, Twitter, da molto tempo non entro in Twitter. Poi mi piacerebbe aggiungere nuovi contatti in Facebook e Twitter, però quando lo faccio mi sospendono per qualche settimana perché dicono che aggiungo compulsivamente contatti, ma non è vero! Io metto i contatti che lo stesso Facebook e Twitter mi suggeriscono di aggiungere. Conosci queste persone? No, e mi danno una lista di 300 persone. Allora le voglio conoscere. Poi le aggiungo e mi dicono: hai aggiunto troppi contatti. E abbiamo ricevuto delle notificazioni e quindi ti dobbiamo sospendere. La prossima volta ti cancelliamo il canale. Ma se loro mi hanno suggerito questi tanti contatti, che devo fare io? Sceglierne uno o due? Poi mi dicono: aggiungo qualcuno. Ma lo conosci questo contatto di persona? E no, se me lo presentate virtualmente, come faccio a conoscerlo di persona? Ma sono proprio dei balenghi. Beh, e quindi non sono potuto entrare neanche in Spreaker perché il programma che ho per cellulare non mi permette di vedere la posta, ma io avevo caricato un programma radiale in Live Broadcast, titolato Ravek, che era una parola che mi era venuta in mente, non so come, e non so che significa, quando passeggiavo nel giardino. E allora vi chiesi: che significa Ravek? Qualcuno di voi lo sa? E non sono più entrato nel canale mio di Spreaker col computer per vedere se qualcuno aveva risposto a questa cosa molto importante, che significa una parola che mi era venuta in mente. E avevo raccontato come quando ero molto più giovane,
prima del 99, però intorno a quell'anno, mi era venuto al risveglio in mente un sogno che avevo fatto, che c'era come Santana, che però aveva la stessa capigliatura di Jimi Hendrix e suonava il piano. E si girava verso di me, che lo osservavo, e cantava un ritmo di canzone che era la 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 la. La 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 la, però diceva Sanatana, Sanatana. Io lì per lì pensai se era la deformazione di Satana. Poi, mesi o anni dopo, comprai nella GS del Lazza un libro, perché c'era una donna, una ragazza che portava libri, si vede che era una esterna che per conto di una compagnia portava libri. E caso strano, però avevano portato qualche libro dell'edizione Mediterranea. Io comprai un libro dello yoga, un libro molto voluminoso, che non ho finito di leggere anche perché parla di cose strane, vibrazioni, note, molto bello. Ma non ho mai praticato lo yoga, che sono andato in due centri, ma non ho mai praticato quello che dice lì. Da solo uno non riesce a praticare, per quanto sia buono il manuale di yoga in casa. Però scoprì che Sanatana è un mantra indù, del tantrismo indù. Adesso Ravek, che può essere, non lo so. Quindi aiutatemi, per favore. Il programma radiale di oggi, che sta andando in onda live, l'ho titolato Ricordando Casalpallocco, Acilia, Azza e Euro. Mi piacerebbe che qualcuno di voi mi dicesse come vanno là le cose. Io ho fatto molti programmi radiali chiedendo ai miei ascoltatori notizie di Casalpallocco, Acilia, Azza, Eur, Dragona, Dragoncello, Torvaianica, Pratica di Mare, Fregene, Fiumicino, Ciampino, Ostellidio, Ostia Antica, Pomezia, Pomaia, Vitigna, Eur, non so, quello che vi pare. Di Roma, no? Però, anche se i miei programmi li hanno ascoltato centinaia o forse migliaia di persone, nessuno si è mai degnato di rispondere nella pagina del mio programma radio con delle risposte scritte oppure di rispondermi in qualche modo. E questo mi lascia un po' perplesso. Come mi ascoltate ma non mi volete rispondere? Com'è questa storia qua? Veramente mi piacerebbe che mi rispondiate, avere una comunicazione. No? Adesso per esempio mi piacerebbe sapere quanti mi ascoltano dal vivo. Certo, toccandosi un po' dal morto non mi può ascoltare nessuno. Forse è una cosa da Voyager, oltre i confini del conosciuto, che poi non c'è da esplorare molto. Per me, oltre i confini del conosciuto, c'è solo la mia ignoranza. Non è che c'è qualcos'altro. Infatti, oltre i confini di quello che conosco, che c'è? Quello che non conosco, tutto il resto, che è sempre di più. Altro che Voyager. Comunque andiamo fuori tema. Infatti, quando ci tocca camminare, andiamo non soltanto fuori lanciatema, ma anche fuori Toyota, Mitsubishi, Fiat. Andiamo a piedi, per quello si deve andare fuori tema. Se no, che fai? Entri con la macchina in casa? Beh,
Va bene. Dopo mi sentirò questo programma, chissà. Beh, non vi dico che ognuno ha i suoi problemi, anche chi produce come me in YouTube ed è un YouTuber, sono già stato designato partner, però non ho guadagnato un centesimo. Io vorrei riporre il materiale tecnologico che già mi si sta facendo vecchio, anche se so che nelle mie situazioni si trova chiunque. Come tutti voi, anch'io ho dei problemi finanziari. Però, ecco, se volete premiare i miei sforzi, potrete pure vedere quello che ho caricato, perché vorrei anche fare cose migliori. Per esempio, ho caricato un video dove leggo un capitolo sulla vita del Buddha, che si titola La vita del Buddha, nel mio canale Santen Chan di YouTube. E se vi farà piacere, vedetelo. E se vi piace, mi raccomando, votatelo. Votate mi piace e poi aggiungetevi al mio canale. Io so che la maggior parte di quelli che hanno Spreaker hanno Facebook. Allora cercate in Facebook il mio canale San Ten Chan, che poi è lo stesso col quale state sentendo questo live broadcast. Oppure che ascolterete questa emissione radiale in podcast quando resterà registrata per un po' di tempo, perché poi io continuo a registrare cose diverse e cancello le vecchie come ho già dovuto fare perché non ho soldi per pagare un programma. Allora, dicevo a tutti gli amici e amiche di Facebook, cercate il mio Facebook San Ten Chan e lì scoprirete che ci sono molti link per vedere i miei video. Non si potranno vedere in Facebook perché ho cancellato il poter mettere i video in altri canali, ma il link vi rimanderà al mio canale di YouTube e lì li troverete tutti e sarete molto contenti, sempre che vi piacciono. Io non ho voluto passare per genio, ho solo voluto esteriorizzare le mie idee e la mia sensibilità estetica. E quindi lì troverete di tutto: gastronomia casareccia, l'angolo letterario, saluto ai miei seguaci. Ho anche fatto dei video nei quali anche faccio delle domande a Marco Travaglio, per esempio. Delle domande molto attuali, che forse interesseranno anche tutti voi. Perché lo seguo da anni e quindi avevo dei dubbi. E purtroppo ancora non mi ha risposto, perché forse sarà molto occupato, come prevedibilmente lo sarà e ragionevolmente. Però io ho reso aperti quei video in modo che anche le questioni che ivi io pongo siano abbordabili da tutti. Magari collettivamente si riuscirà a trovare delle soluzioni. E magari fra tutti poi gli potremo dare anche dei suggerimenti al nostro caro Marcuccio. Perché sembra proprio una persona aperta, disposta a ogni collaborazione. E quindi si merita anche il nostro appoggio e la nostra attenzione, come io cerco sempre di sostenerlo.
e che non perda contatti con me. Poi, non so, sono tanti pensieri che mi vengono in mente su Casalpaloco, a Cigliazza, a Euro. Ma vorrei trovare qualcuno che mi dica qualcosa a me. Sono stanco di questi monologhi, di parlare solo io. Capito? Bene. 10 e 25 della notte, là, nel territorio italico. Chissà che fate a quest'ora. Magari mi state ascoltando mentre viaggiate in macchina. Magari state lavorando o state per andare a dormire. Magari state soli, state sole. Qua fa molto freddo, 4 gradi, ed è notte, 18:26, ma è notte, notte fonda. Là magari sarà giorno, illuminato. Ci saranno 38 gradi. Vorrei sapere che vi viene in mente mentre mi ascoltate. In quanti siete? 4, 5, 40, 50, 400, 500? O forse siete milioni, anche fuori d'Italia, ad ascoltarmi. Vi prego, iscrivetevi al mio canale radio. Beh, adesso devo andare. Ho fatto questo breve stacco. Oggi non ho potuto fare nessun commentario ai TG della Rai, che so che sono le cose che più seguite. Non so se per le mie battute ironiche, oppure perché vi do occasione di ascoltare un telegiornale televisivo nella radio e basta. Io sospetto che sia quest'ultima cosa che vi interessa di più. Comunque, ora ho superato 2000 ascolti, mi sembra 3000 in Spreaker, e questo è buono. Forse più in là mi metterò di nuovo accanto al televisore a commentare le notizie con lo Spreaker nel mio cellulare. Per il momento sono molto stanco, molto freddo. Cenerò presto e andrò a dormire. Non ho potuto filmare nessun tutorial di gastronomia casareccia. Ultimamente, ieri avevo filmato un'altra merenda, solo che il cellulare ha avuto un inconveniente con la camera e non ha salvato in memoria il filmato. E quindi è andata sprecata mezz'ora di programmazione, mezz'ora nella quale stavo mangiando un budino con confetti di cioccolato. E il mondo si è perso, YouTube si è perso, un altro programma di gastronomia casareccia. Sarà per un'altra volta. Adesso vi saluto tutti, a tutti quelli che fedelmente mi hanno seguito. Presto farò un video su di me, un documentario su di me, perché il mondo intero, sappia chi è San Ten Chan, ovvero io medesimo. E spero di ricevere molte iscrizioni nel mio canale San Ten Chan. Cercate in internet San Ten Chan e voi stessi vi documenterete chi sono io, che magari vi interessa molto da morire. E quindi non voglio avere tanti cadaveri sulla mia coscienza. Indagate e vedete tutti i video interessanti che ho caricato in internet e vi prego di iscrivervi al mio canale di YouTube. Ringraziandovi di tutto, un saluto a tutti gli italiani e soprattutto a tutti i romani e soprattutto a tutti gli abitanti di Casalpaloco, Acilia, Azza, Euro, Pomezia, Pomaglia, Latina, Frigeni, Frascati, Ostia Lido, Ostia Antica, Bo, Dragona, Dragoncello, Inferneto. E San Giorgio di Acilia, eccetera, eccetera. Ciao.
tutta la gente del litorale. Ciao ciao! A presto. Anzi, che dico? Addio presto. Ciao, così adesso chiudo proprio ai 20 minuti 7.